Questi sono sei peperoncini piccanti selezionati dalle piante che mi hanno regalato. In un contenitore provvedo ad aprirli per tirare fuori i semini. Ho selezionato i peperoncini migliori, quelli dall'aspetto migliore. Si possono piantare direttamente nell'orto oppure in una vaschetta. Fate attenzione a non mettere le mani nel viso, sulla bocca, negli occhi, che altrimenti vi ustionate. Questi sono dei peperoncini che il contadino di fianco al mio orto porta avanti cioè, da anni. Pianta sempre gli stessi semi. Mi ha regalato l'anno scorso, verso novembre, due piante. Le ha sradicate e me le ha regalate e mi disse di poi, in primavera, di scegliere i peperoncini migliori, visibilmente migliori, di aprirli, raccogliere i semi e selezionarne diversi per piantarli. La selezione è un'operazione abbastanza meticolosa. Devi scegliere semini che ti sembrano visibilmente migliori. Me ne occorrono almeno una trentina. Come sempre ne pianto una trentina direttamente in una vaschetta. La scelta ricade sul semino che sembra più grande. Scarto quelli neri, quelli che hanno una forma non uniforme. Ho selezionato questi semini, li vado a piantare. Prendo la mia bella vaschetta, in questo caso di gelato, e la vado a riempire di terriccio. Uno strato. Ho disposto tutti i semini migliori nel contenitore, ne sono entrati 31. Adesso ricopro con mezzo centimetro di terra. Bagno abbondantemente con uno spruzzino, l'ho ricavato da uno sgrassatore. Ogni 2-3 giorni vado nuovamente a mettere un po' d'acqua. Se tutto procederà per il meglio, tra una quindicina di giorni inizieremo a vedere le prime piantine. Prima di metterle a posto, io metto sempre una bella etichetta in modo da non confondere le vaschette tra di loro. Visto che utilizzo spesso vaschette simili, metto l'etichetta, sono sicuro, così ogni tanto vado a verificare. Ho finito di inumidire, le metto al sole e ci rivediamo tra qualche giorno.